Sicuramente un 2016 positivo, per come è andata, per ciò che è accaduto, comunque il fatto di essere arrivato qui a Lecce, per come poi è andata la prima parte di stagione, quindi sarei felice che continuasse quello che comunque è stato nel 2016. Ma alla fine questa pausa è per noi come per gli altri, quindi si riparte, diciamo, tutti quasi da zero, però dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti già dalla partita del 21, quindi dobbiamo lavorare questi giorni per arrivare al massimo contro il Melfi. Per come la penso io, mi piace pensare che si può fare sempre meglio, non che quello che ho fatto fino adesso credo che comunque sia stato positivo, però se c'è la possibilità di migliorarsi e fare ancora meglio, perché no? Cioè, si lavora per questo. No, negli anni ho giocato anche con altri moduli, in altri ruoli. Diversi anni ho fatto l'esterno del 4-4-2 oppure il trequartista in un 4-3-1-2, quindi, e comunque anche l'attaccante nei tre davanti con un 3-4-3, 4-3-3, cioè ho fatto diversi ruoli. Mi metto a disposizione, faccio quello che è nelle mie caratteristiche, se c'è da rincorrere un avversario oppure dare una mano in difesa lo faccio più che volentieri. Beh, noi avevamo l'obiettivo di andare ad Agrigento e vincere, poi una volta che avevamo fatto il nostro vedevamo la classifica e comunque è andato come è andata e abbiamo chiuso l'anno da primo in classifica insieme a loro. Proprio il fatto che siamo lì parecchie squadre, quattro squadre nel giro di due punti, comporta anche questo, il fatto che si può sbagliare poco, sia noi ma anche le altre. Quando ero a Trapani, sì, perché comunque eravamo noi Lecce, mi ricordo il Sud Tirol che era sempre lì, quindi sì, era capitato già. Ma no, per quello che comunque ha dimostrato, mi viene da pensare come i miei compagni, però come loro c'è il Foggia, c'è la Juve Stabia, quindi non bisogna sottovalutare nessuna, ma nello stesso tempo bisogna pensare soprattutto a noi e a fare bene noi, poi quello che succede nelle altre squadre, tra virgolette, poco ci interessa.